Stavolta abbiamo massacrato di noi, ma non abbiamo portato. Infatti è la prima cosa che volevo dire, insomma, che siamo, secondo me, ce la fai complimenti alla squadra, a tutti quanti per l'atteggiamento, poi indipendentemente dalle situazioni tattiche che possono essere giuste e sbagliate, gli errori li possono far tutti, li fanno anche gli altri. Secondo me l'atteggiamento di oggi è la cosa importante, il peccato è non aver portato a casa il punteggio pieno. Questo può essere un punto di partenza psicologica perché i due punti mancano, vista la classifica. Poteva essere un punto di partenza anche col Pescara, il problema è che adesso secondo me la prova del 9 è andare a Trapani e fare il risultato in trasferta, perché è l'unico modo per salvarsi, insomma, iniziare a far punti fuori dalla recchia, credo che sia normale, non l'abbiamo ancora fatti e ora no, credo che siamo anche pronti mentalmente, siamo pronti fisicamente e oggi l'abbiamo dimostrato. Insomma. La squadra è sempre molto equilibrata con questo atteggiamento tattico, con i giocatori nel loro ruolo. Sì, un atteggiamento tattico, ti ripeto, è stato provato tanto in settimana, così come era stato provato anche con la Ternana, quindi non è che era... il lavoro c'è sempre dietro. Oggi secondo me siamo stati un po' più bravi nelle letture, quando loro sono una squadra che gioca, quando a volte ti mettono in difficoltà con qualche giocata, con qualche spunto del singolo, bisogna essere bravi tutti di squadra a leggere, a risistemarsi magari in maniera un po' diversa, no? Da come inizialmente, secondo me siamo stati bravi a farlo, bravi gli esterni a dare una mano, bravi i terzini a comunicare, secondo me è stato importante quello. Che consiglio hai dato a Bagadur oggi, a Resort, vent'anni? Lui è uno... mentalmente non è uno che si fa tante seghe mentali, non so come si dice, però è uno che è determinato, cattivo, è un professionista serio. L'unica cosa, gli dicevo, di cercare di ascoltare magari quelli un po' più vecchi, un po' più esperti, no? Che magari durante una partita fai bene due o tre giocate, pensi di avere il set in pagella e poi ti fregano gli attaccanti. E quindi l'unica cosa che gli dicevo era di cercare di rimanere concentrato 90 minuti, l'ha fatto finché non è uscito e gli faccio i complimenti, insomma. Sai che si è fatto il sangue? No, non lo so, vedevo che zoppicava un po', ma mi sembra avesse preso una botta, ma non vorrei. Alessandro, per molto tempo della partita, parafrasando un'espressione che poi Menichini ha un po' probabilmente frainteso a te, poi ti chiedo di tornare anche su questo se vuoi. Stavolta li avete massacrati voi per almeno 50-60 minuti della partita, però il Crotone ha portato a casa il risultato. Perché? Qual è la differenza in questo momento tra la Salernitana che attacca, sembra sempre sul punto di poter vincere, non lo fa, e le altre squadre che vi sono davanti? Ma io a Terni avevo detto che ci avevano massacrato, a parte che ero avvelenato a Terni, quindi ero venuto in sala stampa veramente arrabbiato, forse non era neanche il caso che andassi io, però comunque ci avevano massacrato dal punto di vista della voglia di vincere, della cattiveria. Io mi ricordo che sono arrivato a casa, avevo tutte le gambe piene di sangue e non mi ricordo neanche un calcio che avevo dato io all'altro, quindi era quello un po' a cui mi riferivo, il fatto che ci avevano massacrato dal punto di vista della voglia di portare a casa qualcosa. Dal punto di vista del gioco abbiamo anche regolato la partita, avevamo fatto qualcosa anche a Terni. Oggi mi ricordo pochi contrasti usciti con cui quelli del Crotone sono usciti palla al piede, è un po' questa la differenza secondo me. Poi non abbiamo portato a casa la vittoria, ma l'episodio è un po', cioè un po' figlio degli episodi, un po' la partita, nel senso palla di Alfredo, abbiamo fatto, Cordaz ha fatto una parata su Massimo nel secondo tempo clamorosa, io ero proprio lì e l'ho vista. Siamo stati lì, abbiamo fatto due o tre calci d'angolo, c'è stato un momento che era quasi assedio e stavamo prendendo gol in ripartenza, insomma, quindi è un po' figlia degli episodi il fatto che non abbiamo portato a casa il risultato pieno, però credo che quello che dobbiamo guardare è l'atteggiamento. So che effettivamente bisognerebbe guardare anche i punti, perché a questo punto del campionato sono fondamentali, però credo la strada sia giusta, insomma. Ti è piaciuto il modo di arbitrare? Sì, beh, non... cioè di lasciare andare, non è che mi... Sì, no, a me non è che piace parlare tanto degli arbitri, dico la verità, perché ci sono, però credo non abbia arbitrato male, ha lasciato correre, ha fatto andare quando c'erano contrasti duri sul pallone, credo sia
è stata una partita corretta comunque, credo.